La situazione attuale è il frutto di mancati interventi, se non palliativi e temporanei, su frane e disagi che ormai si ripetono periodicamente, in primis per noi studenti. Sollecitiamo quindi le autorità e gli enti di competenza ad agire in modo tempestivo e definitivo. Così i ragazzi che vivono a Cancellara e che ogni giorno viaggiano per frequentare le scuole del capoluogo di regione concludono il loro appello rivolto alle istituzioni affinché concretizzino quanto prima interventi mirati a mettere in sicurezza la strada statale 7 e la strada provinciale 10, da tempo impercorribili a causa di frane. Il tragitto alternativo è lungo ed aumenta il tempo di percorrenza per tornare a casa o andare a scuola, ma potrebbe anche esso diventare impraticabile visto che, come hanno evidenziato gli studenti insieme al Comitato Cittadino Cancellara, lungo i 5 chilometri che dal comune portano a Pian del Cerro c'è un'altra frana, a cui si è posto rimedio con interventi tampone. L'aumento del traffico lungo il tragitto che collega a Potenza potrebbe riattivare lo smottamento ed il comune di Cancellara rimanere quindi isolato. Gli studenti hanno evidenziato i disagi conseguenti alla chiusura delle strade, soppressione della corsa operaia delle 6.30 e accorpamento della stessa alla corsa studenti delle 6.50 con significative variazioni degli orari di partenza e arrivo, soppressione della corsa pomeridiana Potenza Vaglio Cancellara con partenza dall'ospedale San Carlo di Potenza alle 17 e arrivo a Cancellara alle 18.15. A ciò si aggiunge, hanno evidenziato gli studenti, che la capienza dell'unico autobus delle 6.30 è ormai al limite. Gli studenti sono inoltre costretti, sia nel viaggio di andata che di ritorno, a coincidenze tra gli autobus non previste dalla corsa regolare, con relativi slittamenti di orari. L'auspicio quindi è che il Comune di Cancellara, Regione Basilicata e tutti gli enti e le istituzioni competenti in materia velocizzino i tempi per risolvere un problema diventato ormai insopportabile.